Questo programma contiene parolacce, scene di dolore e riferimenti sessuali che alcuni spettatori potrebbero trovare offensivi. Paige ha visto il tattoo scelto per lei da suo fratello Reese. Coltello e forchetta? Mi stai dando della cicciona? Devi smetterla di usare coltello e forchetta per mangiare schifezze. Reese, questa è davvero una cattiveria. Quindi mi hai portata qui per farmi tatuare e darmi della cicciona? Voglio aiutarla. Non fa che dirmi che non mangio abbastanza. Mi prendo cura di me stesso e le voglio dire di fare altrettanto. Reese sostiene di volerla aiutare, ma non ha capito niente. Che imbecille! Paige, non sei per niente grassa. Hai un corpo assolutamente meraviglioso e Reese ha sbagliato alla grande a trattarti così. Paige, hai qualcos'altro da dire? Ride bene chi ride ultimo. Vogliamo vedere? Dulcis in fundo? Davvero? Sì, davvero, davvero. Preparati per la vendetta di Paige, Reese. Spero che sia veramente orribile. Bene. Vieni qui, Reese. Mettiti qui. Ecco. I ruoli si sono invertiti. Andiamo. Eri davvero arrogante prima sul divano, vero? È vero, senza ritegno. Senza ritegno. E adesso ti ritrovi con un tattoo orrendo. Coco, c'è qualcosa che vuoi dire a Reese? Spero che abbia dei pantaloni lunghi. Sei un'invidiosa. So stare allo scherzo. Ma mi preoccupano le dimensioni del tattoo. Non è uno scherzo. Ti ha veramente fatto un tatuaggio orrendo sulle gambe. Danny, vieni ad aiutarci. Cosa ne pensi del tatuaggio, Danny? È geniale. No, grazie. Amico, ti ha fregato. Oh! Oh, mamma, è enorme. Charlotte, ti prego. E non è finita qui. È ancora più grosso! È ancora più grosso! Charlotte, ti prego. Paige, chiama già un taxi. Chiama un taxi subito. Wow. Credo che sia la cosa più stupida che tu abbia mai fatto, lo sai? Mi hai fatto tatuare un coltello e una forchetta sul fianco. Reese, credo che conteremo dal 5, ma lo faremo lentamente. Grande. 5. 4. 3. 2. 1. Puoi togliere gli occhiali della paura. Ma cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Vita da scemo. Mi prende in giro. Non dirò niente, punto. Non voglio commentare. Va bene. Va bene. Coco, ci puoi spiegare perché l'hai fatto? Perché pensi di essere un influencer? Non l'ho mai pensato. Sei invidiosa. Sei invidiosa. Sei invidiosa. Sei proprio uno scemo. Ho chiuso. Non ti piace? No, no, non voglio nemmeno guardarla. Dico davvero, non voglio nemmeno guardarla. Non sono felice. Quindi non ti piace? Oh no, non mi piace, non mi piace. È enorme, come potrebbe piacermi? Non è nemmeno uno scherzo. Scemo. Non avrebbe dovuto esagerare così. L'ha fatto. Fine. Semplice. Fine. Dai, ci abbracciamo. No, potete fare una cosa a tre. Fate voi, io non ci vengo. La morale della storia è se ti metti contro tua sorella, vincerà lei. Fai la figura dello scemo se non partecipi all'abbraccio. Va bene, felice di starvi lontano. Nemmeno io voglio abbracciarti, Reese, brutto scemo. Più coccole, meno scemi. Felice di starvi lontano. Più coccole, meno scemi. Benissimo così. È stata una vera mazzata. Dare della cicciona a qualcuno non va mai bene. Beh, Reese ha imparato la lezione. Che scemo.